Mi prendo in giro. Ma non li sento arrivare. Ma dove sono? Io non sono un creeper. Basta creeper, ok? Basta. E lì c'è già uno zombie che andrà ad uccidere, ovviamente. Vieni qui subito. No, volevi? Ti piacerebbe, eh? Beh, quindi non riesco a farlo. Muori! Oh. Tra l'altro sto pensando anche di fare i video con di serie di Minecraft con il controller. E dite voi, mi compro un caffetto adatto. Io dico che è una bella idea, anche perché a volte così non rischio che succeda questa cosa. E quindi evitiamo. Ah, Massimo, devo stare un po' scomodo perché dovrò mettermi in una posizione tutta mia, ma almeno non sentirete più questo rumore. Ok, per me abbiamo già un bel po' di legna. E lì, eccolo già, un altro creeper. Mi nascondo tra le frasche. Guarda che non mi vede. C'è anche uno scheletro e mi hanno snobbato completamente. Frenzonato da tutti. Quindi, ora io dovrei fare così. E mi danno tutte quante io. E poi, magari, no, ho buttato tutto. No, parliamone, ok? Parliamone, scheletro, parliamone. Addio. Non posso stare tranquillo neanche nella mia zona di spawning. Aio. No. Fammi uscire. C'è pieno di creeper. Aiuto. Ragni, troppi mob, troppi. E mi lagga anche. E a zombie. Perché? No, dai, no, non è, adesso non muoio. Devo tornare indietro assolutamente. Ho troppa roba importante. Roba buona. Per l'inizio del gioco si intende, ovviamente. Snobbato il creeper. Vai, no. Guarda, esplode. Esplode, vai, esplodi. Vabbè, sono tornato qui. Mi lagga tanto. Che bello. Manco nelle live lagga così. No, ho visto qualcosa muoversi qui. Era quel tizio laggiù. Che è un ragno. No, io odio i ragni, ce ne erano proprio. Va di retro. Ora, mi fate fare qualcosa? Mi prendete in giro? Ma è il terzo creeper che mi esplode da dietro, tra l'altro. Almeno la linea ce l'ho. Mi prendo tutta la terra. Almeno la legna mi è rimasta. Va di retro. Aio, mezzo cuore. Ma non è possibile giocare in questo modo. Se muoio subito. Ma siamo in difficile. Aspetta. Calmo. Impostazioni. Pacifica. Basta. Non ne posso più. C'è un limite a tutto. E voi l'avete superato. Comunque. Ho ripreso tutti i video. Cioè di risistemare qui un pochino. Non mi piace vedere le esplosioni di creeper in giro. È bruttissimo come cosa. Mi ricorda i brutti tempi. Le prime volte che giocai in Minecraft. È una storia a parte. Non me la racconterò, ovviamente. Non sto qui ad annoiarvi, insomma. Toh, risistemato tutto. Tra l'altro ne ho approfittato per qualcosina. Allora, ora metteremo tutto giù. Tra l'altro non notate niente di diverso nella crafting table. Niente. Niente. Esatto, niente. Comunque questo è un po' più diverso. Oh, no, questo, vabbè. Ho fatto qualche piccola modifica a tutto. E aspetta, no. Scusate un attimo. Ok, non me la fa mettere la texture pack. Tre ore a crearla, 2 secondi a distruggerla.
In poche parole. Comunque, io direi che la mia casa può sorgere anche qui. Cioè, per me non ci sono problemi. Faccio poi questo e eventualmente questo, dai. E ora andiamo a disboscare qualche albero. No, non mi ricordo dove sono. Non è possibile perdersi così fretta. È soltanto il primo video. Sono i primi minuti. Contando anche il fatto che io ho velocizzato. Pollo. Dove sono? Dov'è casa mia? Che ancora deve sorgere però. Oh, casa. Casa. Sì. Me lo ricordo. Ce l'ho fatta. Sono tornato. Ora mi faccio un letto perché voglio dormire, voglio passare la notte sveglio. Non ci riuscirei mai. E quindi mi prendo questo e dormo. Oh. Noto con piacere che i pipistrelli fanno cose sopra di me, la cosa mi rende molto traumatizzato. E ho della legna. Iniziamo a costruire casa qui. Iniziamo a costruire casa qui. E ho finito. Quindi, in teoria, la casa la voglio fare non troppo grande. Quindi, però, comunque, no, di certo non la faccio piccola. Sarò un idiota. Dopo costruzione, faccio prima le fondamenta, poi tubi di scarico. Adesso siamo in Minecraft, non servono né fondamenta né tubi di scarico. Il nostro personaggio non si lava mai. Puzza. Che schifo. Quindi metto qui. Anzi, qui. E facciamo distanza di 'sto. E poi andiamo a chiudere praticamente qui. Dovrò spostare un po' di cose. Che bello, quanto amo questo gioco dove non devi costruire fondamenta per la casa, almeno quello, altrimenti l'avrei già disinstallato dal mio tablet.
posso dire che sta andando piuttosto bene, però comunque penso di farlo tutto nella casa in un episodio, anche perché sta letteralmente schiarendo il mio tempo, quindi per me il video può finire, intanto queste porte le devo mettere bene, come se qualcuno mi avesse interrotto poi. Il video può anche finire qui, perciò ci vediamo in un primo video nella serie, il prossimo video sarà di Pokémon, in realtà. E quindi, ciao!